La Torres ha ripreso ieri ad Udine ad allenarsi di buona lena dopo il 2-1 interno sull'Alessandria grazie ad un gol allo scadere che ha fatto venire giù lo stadio Acquedotto. Una sassata piena di rabbia agonistica che Davide Bottone, protagonista di un gol mancato clamorosamente solo qualche minuto prima, descrive così. Sul tiro che ho sbagliato prima, sicuramente rivedendolo potevo anche piazzarla, magari mettendoci il piattone, però lì è stato istintivo, mi sono fidato più del collo del piede. Il gol che ho fatto invece, la cosa più bella è stato il boato, sono anche comunque la circostanza, era la partita quasi finita e è arrivato questo gol e abbiamo preso 3 punti, ce li teniamo stretti. Prima del gol vittoria la Torres aveva comunque mostrato tutto il suo nuovo volto. Sotto di una rete dopo 2 minuti i rossoblu, partiti contratti, si sono distesi fino a prendere il controllo del campo e dell'incontro. Uno dei nuovi arrivati, Infantino, si è procurato e siglato il gol del pari. Poi la rete gonfiata e la corsa verso la curva dei tifosi. Uno dei nostri obiettivi quest'anno è quello di ricompattare l'ambiente, anche perché noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi, soprattutto per la situazione che si è venuta a creare. Tanti anni ho imparato che comunque conta sempre meno la prestazione individuale quanto quella di squadra. Se la squadra fa bene, te fai bene, la squadra non va bene, fai male anche te. Il mercato terminerà il 31 gennaio, 2 settimane frenetiche per i movimenti in entrata e in uscita delle squadre. Per la Torres l'ultima novità riguarda il difensore esterno Gaetano Capogrosso, 25enne del Bellaria, da oggi disponibile per mister Cari, che aveva chiesto un altro elemento in difesa. Nessuna conferma sull'addio di Agius, mentre ora il nome che circola nell'ambiente è quello già notissimo di Felice Evacuo, ex Torres e attualmente in forza al Benevento. Sarà questo l'asso nella manica del direttore Nucifora? Questione di tempo, intanto i rossoblù proseguono la preparazione in vista del Forlì, altra trasferta insidiosa, in casa di una concorrente per la salvezza.